Casalingo, vedo che vi piacciono spesso e volentieri questi filmati e quindi quando ho ispirazione oppure quando ho voglia di farne qualcuno, lo faccio volentieri. Mi vedete oggi in uno stato abbastanza decente, malgrado sia un vlog casalingo, perché sono appena rientrata da alcune commissioni che sono andata a fare con la mia famiglia e mio zio. Siamo stati ad Ikea che dovevamo prendere tipo delle cose, delle cornici per fare dei lavoretti, non so che cosa. Noi entriamo bene nel particolare. Poi siamo stati a un centro commerciale che sta a pochi chilometri qui da me, chilometri forse 1 o 2, diciamo, dai, all'incirca, sì, comunque a pochi chilometri da casa mia. E abbiamo fatto vari giri perché, come avete visto nel vlog precedente, ho l'acquario e dovevamo vedere se dovevamo prendere, e dovevamo vedere se dovevamo prendere, vabbè, non fate caso a queste mie frasi molto italiane. Correggiuto, chiaramente, italiano correggiuto, e appunto dovevamo, giusto per rimanere in tema del dovevamo, vedere se c'erano alcune piantine da cambiare perché l'acquario comincia, insomma, le piante incominciano a diventare vecchie e quindi è buono cambiarle. Poi chi ha un acquario come me saprà benissimo di che cosa sto parlando. Adesso mi trovate sbracata qui sul mio divano letto che conoscete. E niente, sono pronta per aspettare la cena, dato che sono le 7:28, precisione più che mai. Ah, volevo mostrarvi assolutamente, sicuramente chi mi segue sui social la saprà benissimo, però voglio mostrarvela qui, guardate la mia nuova cover. È molto colorosa, pelucciosa, e potete notare il mio telefono, vedete quanto è diventato grande, è un qualcosa di assurdo. Infatti guardate in mano mia com'è, è impressionante. Però è troppo carina, vedete, c'è il fiocchetto verde con i pois sopra disegnati. E poi questa faccina è proprio carina, carina. Mi piace troppo, troppo bella. Anche se il telefono diventa molto ingombrante, come potete notare, però non importa. Io sono una fan per le cover più strane e più, diciamo, spaziose. Più di grossa taglia, detto così. E quindi pazienza. Spero che voi stiate tutti bene e che soprattutto vi stiate organizzando per domani che è Ferragosto. Mi raccomando, non mangiate tanto, altrimenti poi dopo le prove costume sono più che le prove costume, ormai è andata la prova costume, però gli ultimi periodi rimanenti al mare ve li fate tipo balene, spiaggiare sulla spiaggia e non è il caso. Spiaggiare sulla spiaggia, oggi non ci fate caso, non riesco proprio a parlare, a fare delle frasi di senso compiuto, forse sarà la fame che arriva dal cervello che mi brontola lo stomaco in Mangiare una tutta la maniera imprevista. cameretta. E niente, sto parlando con il mio fidanzato in diretta con voi, sto aspettando che mi risponde. Ah, vi stavo dicendo, per Ferragosto io non ho molti programmi, o meglio resterò a casa perché poi il giorno dopo, che è il 16, sì, perché Ferragosto è il 15, giusto? E abbiamo un programma di andare in piscina, quella bellissima piscina in cui avete visto il vlog a Ponzano Romano, è stupenda, quindi riandremo lì. Abbiamo pensato appunto di non andarci il 15, dato che sarà un qualcosa di assurdo che neanche te li godi i posti quando sono feste così importanti, perché la gente si accalca una cosa in un'altra e non ha neanche lo spazio vitale per stare in piscina, quindi è bene andare dopo le feste, vabbè le feste un giorno solo, e te la godi tutta quanta, serenità più assoluta, e è come se fosse tua la piscina, anche se è una piscina pubblica. Poi in quel vlog avete visto tutto quanto e resteremo anche di nuovo a cena. Non so se vloggerò, però penso proprio di sì, perché c'è zio Robby, quindi tra una cavola dall'altra potrebbe essere interessante un secondo vlog a Ponzano Romano in quella piscina magnifica, qualcosa di stupendo. Infatti non vedo l'ora che sia passato per agosto per poi passare questa stupenda giornata. Allora, i miei programmi per domani: sarò a casa tutto il giorno, mi dedicherò all'organizzazione della beach bag, più che beach, della swimming pool bag per la piscina, più che beach, no, non c'entra nulla. Poi devo farmi la giletta perché sono un orso nello stato più totale. E ho varie cosine da fare, da organizzare, tante tante cose che mi riempiranno la giornata di domani, e quindi il mio Ferragosto lo passerò così,
in modo molto tranquillo, anche perché non è che è una festa che sento molto, o meglio, sì, è un giorno festivo, però passa così, non è come le feste Natale o Pasquali che sono più giorni e quindi diciamo le senti, anche se devo dirvi la verità che più passano gli anni e più le sento di meno rispetto a quando ero molto più piccolina, però beh, è sempre piacevole insomma le festività. Voi fatemi sapere che cosa farete a Ferragosto sotto nei commenti, che sono sempre molto curiosa di sapere che cosa fate oppure che cosa avete pensato di organizzarvi, se farete una bella scampagnata, un bel barbecue, un bel barbecue. Scusate, niente, oggi non riesco proprio a parlare, a mettere due parole, due di numero, due di numero in fila. E quindi, cosa posso dirvi ancora? Ho fame, troppa fame. Famissima, lo sto più assoluto. Ah, vediamo se mi ha risposto il mio fidanzato. Niente, non si degna proprio di rispondermi. Ho pensato di vloggarvi oggi, o meglio, di fare qualche chiacchiera con voi perché sto aspettando la cena, avevo la telecamerina a portata di mano, ho detto senti, sai che c'è? La prendo, parlo, faccio due chiacchiere con i miei amatissimi follower e chiunque mi segue e vede i miei filmati, che state diventando proprio tantissimi, tanto affetto su qualsiasi social, siete sempre presenti. Un qualcosa di assurdo, grazie tantissimo, ve lo dico sempre, ma non finirò mai di dirvi grazie. Spero che cresceremo sempre di più, perché più cresciamo e più ci scambiamo consigli, pareri, sappiamo le cose l'un dell'altro e tante altre cosine belle belle che i social portano, perché i social e le community servono proprio a questo, a radunare le persone che hanno una passione in comune, ma poi dopo ne sorgono tutte le altre, insomma, perché tra una parola e un'altra poi si scoprono alcune passioni in comune, una cosa e un'altra e così via. Cosa posso dirvi ancora? Fatemi pensare. Non lo so, guardate, non so proprio più cosa dirvi. Ecco, posso dirvi una cosa in questo momento, che mi ha risposto il mio fidanzato, finalmente ce l'ha fatta. Ha sempre una connessione così lenta che mi scordo anche che stiamo parlando, però meglio tardi che mai. Vi faccio vedere in diretta qualche cosina, dai. Vedete, questo è quello che stiamo parlando un po' così del più e del meno, giusto per rimanere in contatto. Oggi sono abbastanza stanca, non lo so perché, boh, mi sento abbastanza sul fiacchetto. Forse perché la fame si fa sentire fin troppa. Come avete visto, ho messo anche qualcosa inerente a Ikea e alcune cose che ho fatto oggi. A Ikea fortissimo, ecco, vedete, mi comincia a ritornare la parlantina, perfetto. A Ikea hanno messo una cosa fortissima, penso che ci sia sempre stato. Praticamente è un macchinario che per fare il gelato, che tu clicchi sul pulsantino, selezioni il gelato che vuoi e tipo una macchinetta ti fa il gelato, una cosa fortissima. Sui social in cui sono iscritta ho messo sia su Snapchat che su Instagram, sì, quindi andate a vedere lì il filmato. Poi da Moby Dick, il negozio di animali che sta in tutta Italia, credo, e che penso conoscerete. C'era tutti i pesciolini carini, carini, quanto mi piace andare lì, è sempre un qualcosa di delizioso. Poi io sono amante di pesciolini, vabbè, infatti avete visto l'acquario e adoro le tartarughe, sia di terra che di mare. Sono qualcosa che mi lasciano tipo occhi a cuoricino, rimarrei lì a fissarle. Purtroppo in passato ho avuto le tartarughe, quelle lì che si tengono nella vaschetta, niente di che. Però ho dovuto dare via che erano diventate talmente tanto grandi che dalla vaschetta mi si suicidavano. E io l'ho detto prima che insomma le vedo proprio terminate, è bene portarle ai laghetti e lasciarle insomma lì. E allora appunto sempre sui social, però credo solamente su Facebook e Instagram, si sì, ho pubblicato un filmato di Dory e ho pensato bene di scriverci sotto la ricerca di Dory e ti è piaciuto tantissimo, infatti sto andando a vedere adesso e vi piace proprio tanto perché a giorni uscirà la ricerca di Dory e io andrò sicuramente a vederlo al cinema, penso a settembre, 14-15 settembre.
E allora vedendo Dori che vagava per questa vaschetta ho pensato bene di condividere con voi questo momento. Infatti sì, vi è piaciuto tipo troppo. E quindi queste due cosine che vi sto dicendo potete andarle a vedere sui social in cui sono. Tanto pubblico ovunque. Se non pubblico da una parte è perché ho pubblicato da un'altra ancora. Tanto almeno in un social pubblico ciò che voglio condividere con voi. Allora, penso sia... Sì, sembro tipo un cane da tartufo che stanno usando per sentire se è pronta la cena, ma credo proprio di sì, perché si sente un odorino molto inebriante, possiamo definirlo così. Ecco, vedete, ancora continuate a mettere mi piace alle cosine. Sono veramente super mega felicissima quando pubblico qualcosa e voi apprezzate tanto, perché vuol dire che ciò che condivido vi piace e sono contenta, molto molto contenta. Allora, come vi sto dicendo, mi sa che la cena è pronta perché sento un odorino sempre più forte che mi arriva nel naso e che invade tutta la stanza. Quindi ci lasciamo così, dai, vi mando un bacio grande grande e ci vediamo nei futuri filmati che farò perché ne ho in programmi veramente... Basta con questo veramente. Ne ho in programma piuttosto tanti. Non so se si dice piuttosto tanti, vabbè, non importa, non ci fate caso voi. E continuate a seguirmi ovunque, su qualsiasi social sono iscritta. Diventiamo tantissimi perché più siamo e meglio è. E niente, un mega bacione, un altro ancora che non guasta. Un abbraccio fortissimo a tutti voi. E alla prossima. Ciao ciao.